Siamo appena usciti dallo stand Warner Bros. Dove abbiamo potuto vedere Injustice 2 in una di quelle che probabilmente è una delle sue primissime uscite, se non la prima. Possiamo innanzitutto dire che è il solito caro Injustice, cioè botte incredibilmente ignoranti portate da personaggi incredibilmente ignoranti. Il roster che abbiamo potuto vedere era in realtà molto limitato perché c'erano solo 5 personaggi, tra cui comunque Batman, Aquaman, Gorilla, Grodd e Superman, e già questo potrebbe bastare. Ma gli slot che abbiamo potuto vedere sono 28, il che vuol dire che ci sarà un roster abbastanza ampio che tirerà dentro con tutta probabilità la qualunque dall'universo DC e non solo. Torna e con grande prepotenza anche la grande distruttibilità e soprattutto interazione con i fondali di gioco. Infatti ogni stage è composto da almeno 2 o 3 parti diverse che si possono raggiungere semplicemente menandosi. Ogni personaggio tra l'altro può usare elementi dell'ambiente di gioco con lo stile che più gli è vicino. Ecco, Superman magari tira addosso la qualunque o vola da una parte all'altra, Batman invece utilizza degli oggetti da scagliare contro altre persone. La cosa più interessante mostrata, che è anche quella che stava facendo montare un po' più la curiosità intorno al gioco, è il sistema di evoluzione del personaggio, in maniera molto peculiare rispetto agli altri picchiaduro. Infatti Injustice 2 permette di poter evolvere il proprio personaggio attraverso l'equipaggiamento. Ogni lottatore ha infatti 5 slot diversi, che variano perché alcuni personaggi possono usare le armi e altri no. Nei quali questi 5 slot si possono riempire con pezzi di equipaggiamento che si trovano durante lo story mode, combattendo semplicemente dei match che daranno tra l'altro anche dell'esperienza che può portare il personaggio fino al livello 20, che dovrebbe essere il capo, almeno da quello che abbiamo potuto vedere. Questi pezzi di equipaggiamento aumenteranno 4 statistiche base, che sono la difesa, l'ability power, l'attacco e i punti vita, e permettono anche di variare lievemente lo stile di gioco in base al personaggio. Posso ad esempio immaginare un personaggio che non abbia di suo troppa resistenza, che invece attraverso l'equipaggiamento riesce a tappare quella falla e cambiare quindi il gameplay. C'è da dire che a livello competitivo online questa feature probabilmente si limiterà a un mero aspetto estetico, perché tra l'altro ogni pezzo di equipaggiamento cambia lievemente l'aspetto del personaggio. Dicevo, probabilmente si limiterà a un mero aspetto estetico per il semplice fatto che è troppo difficile riuscire a gestire dei combattimenti online nei quali, in un picchiaduro soprattutto, nel quale il livello di difficoltà non è così, non è pari per tutti, ma si parte da delle basi diverse. Noi abbiamo visto nella nostra demo 2 diversi scontri. Il primo era Batman contro Gorilla Grodd, mentre il secondo Superman contro Atrocious, che è un personaggio che io non avevo mai visto prima ed è meraviglioso perché è una specie di gatto demone cinetico sopra le spalle che lancia scudi e fa delle cose molto molto belle, ma soprattutto è un gatto che vola. Gli scontri rimangono solidi con il sistema che Injustice Gods Among Us aveva già introdotto e del quale fondamentalmente si cambia molto poco. Tornano tra l'altro anche i momenti clash nei quali i due lottatori si scontrano in un sistema che ricorda forse il sasso carta forbice, e soprattutto le loro finisher move, ma non necessariamente finish, le loro mosse speciali, anzi, di una arroganza devastante e dalla sobrietà praticamente ridotta a zero. Il tutto questo sempre sviluppato da NetherRealm, in uscita su PS4 e Xbox One entro il 2017, non c'è ancora una data.